istituzionale. Vorremmo parlare dell'alleanza col PD. Come mai fino a 3 anni fa eravate davanti al Parlamento? Ma noi contestiamo i fatti, ragazzi. Io ricordo Di Battista davanti a una foto di una pre-opera del PD che diceva che era l'oscurantismo, il nuovo oscurantismo del 2020. Se la mettete così è complicato parlarci. Allora, io ti dico una cosa, guarda i fatti e non guardare le alleanze. I fatti prima erano che facevano le porcate, adesso non fanno più neanche un cazzo di porcata. Sai perché? Il piano non è una porcata. Perché? Perché ci siamo noi. Perché io mi dimezzo lo stipendio da 7 anni che sono lì dentro e sto difendendo i tuoi interessi e non mi viene a rompere i coglioni insieme al vitalizio. I nostri interessi ne sta difendendo. Lei sta difendendo i nostri interessi. Certo, se ne vanno. Quindi, no? Ma se mi dici che state, mi taglio lo stipendio da 7 anni e mi viene a rompere i coglioni. Noi venimo dalla borgata, E non parlare con i coglioni. Questo qui, posso? Sto pezzo di merda, sapete chi è? È il ministro, l'ex ministro Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Allora, il signore in questione era quello che dopo il crollo del ponte Morandi aveva detto che tutti gli appalti per quanto riguarda le autostrade sarebbero dovuti essere rivisti, dato che le società che si sarebbero dovute occupare della loro manutenzione non lo facevano. Bene, sapete cosa ha fatto il ministro prima di dimettersi? Ha rinnovato il contratto per Autostrade Abruzzo con la stessa società, dopo che un paio di mesi prima era proprio in Abruzzo a criticarla. Quindi, come la mettiamo? Questo signore ha avuto il coraggio di dire che hanno rispettato tutte le promesse fatte agli elettori. Cioè, non hanno più nessun pudore. Grazie.